1996. L'Università Yulm è entrata a far parte del panorama delle istituzioni milanese e si è subito affermata come uno degli istituti più importanti nello studio della comunicazione. Molti giovani da tutta Italia si trasferiscono nella metropoli lombarda per intraprendere questo importante percorso formativo. Sapere, saper essere e saper fare. Questo è il loro motto. La storia che vogliamo raccontare oggi è quella di Federica, una ragazza che ha sempre coltivato il sogno di voler fare la giornalista. Il primo giorno di lezioni, la piazza dello Yulm è stracolma di studenti e Federica si accorge subito di non essere l'unica a voler realizzare il proprio sogno. Ero giovane e spensierata. Quando mi sono iscritta alla Yulm, pensavo di potermi laureare in tempo. Volevo studiare e ero pronta a dare tutti gli esami al primo appello e a passare giorno e notte sui libri. Non sapevo però che il primo giorno di università avrei rovinato tutto. Da questo momento per Federica le cose non saranno mai più le stesse. Le conseguenze sono state disastrose. Lo studio non bastava mai, gli esami finivano sempre con un deprimente 17 e tutti sembravano volermi stare lontano. Ero emarginata. Noi professori, nella nostra consumata esperienza, tendiamo sempre, appena possiamo, a consigliare agli studenti di entrare in università dai lati. E come che nella porta centrale aleggiasse una profondità abissale in cui gli studenti, dicono, molti, si perdono, sbarrendo il cammino didattico che li porta alla laurea. Si dice miti, racconti, eppure pare proprio che delle persone che abbiano insistito in questo voler entrare dalla porta d'ingresso centrale abbiano avuto il singolare destino di non laurearsi. Tra queste Federica, che dicono essere qui da quando lo Yulm iniziò la sua avventura tra università milanesi e che ancora aspetti di compiere il suo cammino, perso in questa abissale profondità che si spalanca nella porta centrale. Io non ce l'ho fatta. Dopo tanti anni mia figlia ha deciso di iscriversi alla Yulm ed io l'ho subito messa in guardia. Non passare mai dalla porta centrale. Per Federica ormai non c'è più niente da fare, ma noi speriamo che questa storia possa essere un monito per le future generazioni.